Ben ritrovati, seconda parte di Filo Diretto. Come abbiamo anticipato, una delle conseguenze di questa pandemia che da più di un anno ha stravolto completamente la nostra vita è quella della mancanza di movimento, mancanza di movimento che sta scatenando molte patologie non solo tra i giovani ma anche tra gli anziani e un po' in tutta la popolazione. Noi di questo e anche di altro vorremmo parlare con Fulvio Massa, che è un fisioterapista di Alessandria molto conosciuto. Buongiorno dottore. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei per averlo accettato. Dunque, stiamo parlando che sicuramente una delle conseguenze maggiori della DAD, visto che interessa tantissimi studenti, è la mancanza totale di movimento. Questi bambini e ragazzi sono costretti a stare ore e ore davanti al computer con una postura sicuramente non proprio conforme a quelli che dovrebbero essere i canoni della salute, ma soprattutto con una mancanza di movimento importante. A quali rischi va incontro questa fascia d'età? La premessa è che il movimento è una delle forme principali di benessere dell'individuo e dell'essere umano, e lo stesso corpo umano basa la sua funzionalità sulla dinamica interna delle cellule, su una biochimica strutturata, fino ad andare poi nel macroscopico a tutti i vari movimenti che compiamo durante proprio la vita quotidiana. Il fatto quindi di spegnere queste attività fisiche, che già normalmente, se ricordiamo negli anni pre-Covid, si deprecava il fatto che le gioventù si muovessero troppo poco rispetto ai periodi passati, c'era troppa sedentarietà, eccetera. Ecco, questo tipo di situazione in DAD e la mancanza di attività fisiche e sportive ha amplificato questo tipo di situazione nei ragazzi giovani, adolescenti e anche ragazzi prossimi alla maturità. Il movimento quindi inteso sia come atto di muoversi da casa e andare a scuola, autobus, camminata piuttosto che eccetera, sia proprio all'annientamento quasi totale dell'attività fisica, che per quanto fosse poca a scuola, perché le 2 ore settimanali sono sempre poca cosa, però comunque dava quella pillola ai ragazzi di stimolo di movimento. Questo tipo di situazione è difficile da affrontare, perché molto spesso viene a mancare, specialmente qui in Italia, una forma in primo luogo culturale relativa alla educazione al movimento. Quindi il movimento inteso non come devo fare l'ora di ginnastica a scuola oppure devo fare, ma il movimento inteso proprio come stile di vita, come forma di vita atta a prevenire tutta una serie di patologie muscoloscheletriche, di problematiche posturali, nello stesso tempo anche di attività che possano permettere al ragazzo, in questo caso, di sfogarsi e quindi certo, di portare fuori dal corpo quelle tensioni che bene o male ognuno di noi va a immagazzinare nel corso della propria vita, perché non dimentichiamo che proprio uno scopo dell'attività fisica è quella. Ecco, venendo a mancare magari quei piccoli pretesti che prima si creavano nell'ambito della nostra vita, è venuto a mancare totalmente quel tipo di situazione. È difficile ricrearla tra le mura domestiche quando mancano questi input alla base di tipo culturale, perché ci sarebbero possibilità assolutamente di fare tra le mura domestiche tante attività estremamente utili, a partire dagli esercizi di home fitness, a partire dal fatto che proprio sulle app dei telefoni e dei PC si possono attingere tanti programmi, tanti workout di allenamento che basta semplicemente mettersi lì sul tappeto di casa e copiarli, e con grande efficienza e soddisfazione si potrebbero anche avere delle attività fisiche a casa, domiciliari, estremamente efficaci tra l'altro. Bisogna però sapere che esistono queste cose, per sapere che esistono bisogna avere lo stimolo per andarle a cercare, per avere lo stimolo bisogna avere quella cultura di base di cui parlavamo prima, di cui siamo un po' carenti. Ecco.
Ecco, sicuramente non sono solamente i giovani a soffrire di questa mobilità, ma anche parliamo delle persone anziane che, come ben sappiamo, sono inclini al poco movimento già di default. In questo periodo nel quale gli è anche vietata la classica passeggiatina o andare a fare la spesa, diventa ancora più problematica la situazione. È vero, in particolare per loro non dobbiamo mai dimenticare che il movimento è trasversale su tutte le fasce di età e addirittura nella popolazione anziana riveste una utilità ancora maggiore a mio avviso, perché l'anziano tende spontaneamente a ridurre la propria motricità col passare degli anni e quindi va incontro ancora più facilmente a quei fenomeni che vanno un po' sotto il nome della sindrome ipocinetica dell'anziano. Partendo dal presupposto con cui ho introdotto, cioè che il movimento è alla base della vita dell'uomo, nella persona anziana la riduzione del movimento determina in maniera abbastanza ineluttabile una perdita della funzionalità, ad esempio nella elasticità dei tessuti, nella capacità respiratoria che ad esempio può derivare da una bella passeggiata o una gita in bicicletta, semplicemente anche la forza muscolare che non essendo esercitata tende un pochino a perdere la propria tonicità e funzionalità anche nei movimenti poi di base, che sono poi banalmente quelli di alzarsi da un divano un po' più basso oppure dover fare una rampa di scale a piedi ed avere il fiatone e la testa che gira. Quindi anche nelle persone anziane c'è l'invito caloroso a non perdere la propria motricità, proprio approfittando del tempo libero che hanno a casa tra le mura domestiche, provare a muoversi magari un pochino con movimenti semplici delle braccia, ma ad esempio facendo le scale del condominio a piedi, se sono troppe magari anche solo un piano, anziché farne 4 in ascensore, farne 1 a piedi e 3 in ascensore. Ci sono tante piccole sottigliezze che possono comunque fare in modo che si riesca a rimanere sempre attivi nonostante i lockdown. Grazie per questi consigli utilissimi. Un'ultima domanda. Dunque, sappiamo molto bene che palestre, piscine sono state chiuse, sono chiuse oramai da più di un anno. Ma secondo lei si poteva organizzare un po' meglio l'attività di questi luoghi? La sua piscina ovviamente, la sua palestra ovviamente è aperta perché ci sono risposte mediche, però si poteva fare qualcosa di più? Ma sì, come ha giustamente osservato, sono aperte le strutture sanitarie perché comunque svolgono un servizio sanitario paramedico, quindi è un tipo di movimento dedicato a una patologia. Sono state comunque totalmente chiuse tutte le attività ludico-motorie, tutte le attività sportive, quindi palestre, centri di fitness e quant'altro. Questo non commento dal punto di vista economico, che chiaramente è stata una perdita enorme per un settore comunque di questo tipo, ma dal punto di vista sociale, oggettivamente, proprio per la funzione estremamente interessante nei confronti della salute che ha il movimento, forse si sarebbero potute prendere delle misure attraverso le quali far lavorare le persone in esercizio fisico con tutto il rispetto e tutte le tutele. Questo perché? Perché oggettivamente con alcune misure come la riduzione drastica degli accessi, magari fare delle forme esclusivamente di personal training, insomma adesso non ho le soluzioni sotto mano, ci mancherebbe, però soluzioni a un tavolo di lavoro costruttivo si sarebbero potute trovare. Probabilmente ha giocato un po' il ruolo della mancanza di identità della figura che svolge il lavoro dell'educatore fisico in Italia, ovvero mentre per essere ingegnere devi essere laureato in ingegneria e avere l'iscrizione all'albo degli ingegneri, per essere fisioterapista devi avere una laurea in fisioterapia, essere iscritto all'ordine dei fisioterapisti. In Italia oggettivamente ci sono tante figure che esercitano il lavoro di professionista del movimento, ma arrivano da direzioni diverse, senza averne proporzionalmente sono pochi i laureati in scienze motorie
nei confronti di chi non è laureato ma esercita comunque, quindi non potendo trovare un ordine con cui dialogare in maniera univoca, probabilmente per questo motivo gli organi centrali hanno deciso di essere molto tranché nei confronti dell'attività sportiva e non potendone avere il controllo hanno forse preferito per questo motivo dare un taglio netto. Grazie, grazie al dottor Fulvio Massa, buon lavoro, buona fisioterapia e buon movimento. Grazie anche a lei e a tutti voi. Di nuovo, buongiorno. Grazie, grazie, buongiorno. Si conclude qua Filo Diretto, io vi ringrazio per averci seguito, l'appuntamento con noi è per domani. Calcio e champagne solo.